Ciao a tutti ragazzi, sono Pianeta Saturno, benvenuti a questo nuovo video. Oggi mi presenterò, come promesso ieri nel video di Minecraft Estremo, e parlerò un po' di YouTube Italia, come promesso. E niente, allora, sono Pianeta Saturno, non vi dirò il mio vero nome perché non ancora vi dirò. E niente, prima di tutto dovete sapere che io non sono italiano. E sono svizzero, abito nella Svizzera e sono nato nella Svizzera italiana. Da 3 anni abito nella Svizzera francese. Vi chiederete come mai parlo italiano. Vi dico già che non ho origini italiane, non ho parenti italiani, sono nato e cresciuto in Svizzera, sono in vacanza in Italia. E niente, ho 28 anni, mi piacciono i giochi, mi diverto. Ho cominciato adesso con YouTube perché penso di perché è una passione, diciamo, giochi, voglio fare la mia passione per questi giochi. Cercherò di portare spesso giochi, vlog, fare vedere immagini di questo magnifico paese che è la Svizzera. Cercherò di portarvi paesaggi, un po' di tutto, farvi innamorare di questo bellissimo paese. E che dire d'altro? Pratico sport, mi piace il calcio, mi piace sport in generale. E niente, sul mio canale porterò video di FIFA, porterò video di Minecraft estremo, Minecraft normale. Poi vediamo, porterò mappe CTM che per chi non sa sono conquista il monumento, completa il monumento. E magari cercherò collaborazione con altra gente. Adesso vedrò se qualcuno è interessato, mi scriva un messaggio sotto al video o in un altro video che magari lo ricorderò. E niente, però cerco persone serie che vogliono fare qualcosa, cercare di far crescere il canale sia mio che loro, che fanno pubblicità e cercano collaborazione chiaramente. Io lo faccio soprattutto per divertirmi, non voglio fare chissà cosa, non voglio avere che uno inizia a pretendere chissà cosa, io non li faccio per soldi, non li faccio per altro, voglio solo divertirmi, portare quello che mi piace sul canale, far vedere la mia passione, far vedere dove abito, farvi conoscere la Svizzera in generale, perché è veramente un paese che vale la pena da far vedere alla gente. E niente, adesso parliamo di YouTube Italia. Allora, premetto che non insulterò nessuno e non, come dire, secondo me YouTube Italia, ci sono diversi YouTuber che vale la pena, che ormai tutti conoscono, quelli grossi. Ma ci sono anche quelli piccolini, che ce ne sono un paio che io seguo e che sinceramente vale la pena. Ve ne cito uno, Michele Chitarra. È un youtuber italiano che fa musica con la chitarra, che fa sigle, che fa canzoni. Non fa tanti video, però li fa bene perché li riproduce con la sua chitarra elettrica. E sigle ed è veramente bravo, incredibile, sembra veramente che suonate nei suoi video, mostra il suo talento e mette anche le musiche per chi vuole riprodurre le stesse canzoni e le stesse sigle. Sinceramente mi piace come youtuber. Dopo c'è un altro che è l'unico per intanto che conosco di youtuber di YouTube in Svizzera, per Svizzera italiana chiaramente. E l'host della Svizzera italiana che lui fa video su Pokémon, cioè Pokémon, non fa giochi Pokémon, però fa vedere altro, ok? Poi, e non ha tanti iscritti comunque, YouTube Italia, comunque, YouTuber italiani sono, YouTuber sono, secondo me, sono in varie categorie di YouTuber, cioè YouTuber che ci sanno fare, che vale la pena seguire perché amano, cioè,
Io seguo tanti, però ci sono alcuni che mi piacciono meno, però non li insulto quando scrivo sui messaggi perché non mi piacciono. Cioè, il youtuber primo che sono quelli bravi, che sono Stepney, Vegas, FabiJ non mi piace molto, però ogni tanto c'è qualche video che mi piace. Se non c'è un video che non mi piace FabiJ non lo insulto, come certa gente, non vado ad insultare su altri siti, su altre YouTube. Seconda categoria ci sono quelli youtuber che da spesso vedo che cominciano e vogliono avere tutto in fretta, cercano iscritti, vogliono crescere, vogliono fare soldi come pensano loro, però vogliono fare semplicemente soldi pensando che facendo video vendo più iscritti, andando sugli altri youtuber, quelli grossi, a fare pubblicità del loro canale. Questo io ve lo dico già, io non lo farò mai perché non mi piace. Già non vedere uno sotto video di un altro youtuber, magari Stepney o FabiJ, che scrive. E io sono un youtuber, piccolo youtuber che fa video su FIFA o Minecraft o non so cosa. Iscrivetemi al canale. Secondo me non è il modo per farsi iscrizione, secondo me è sbagliato. Dopo ognuno fa come vuole, però a me non piace vedere questa gente. E sinceramente io non lo farò mai. Se lo vedete, magari anche se poi sbaglio che avrò fatto un commento, cosa ho scritto, iscrivetevi al mio canale su un altro canale YouTube. Potete anche segnalarmi, non c'è nessun problema. Però io sinceramente non lo farò. E dopo c'è la terza categoria, che c'è gente che fa il canale YouTube che veramente dà fastidio. Gente veramente dà fastidio, che vedo sotto i commenti che io li segnalo, perché veramente questi YouTuber, che comprendono anche la seconda categoria, danno fastidio a diversa gente che chiamano il loro canale e va a 200.000 iscritti senza video. Come fai a pretendere di arrivare a 200.000 iscritti senza neanche fare un video? Cosa pretendi? Non serve a niente. E dopo c'è la quarta categoria, e quello penso che sia la mia, e quegli youtuber piccoli, grandi che siano, che fanno i video per piacere, per divertirsi, che vogliono provarci, e che non interessa fare iscritti, vogliono solo portare la loro passione. E niente, io farò T2, scusate se guarda, ma c'è qua vicino il mio computer qua vicino, allora devo spostare la testa. E niente, quanto siamo già? 8 minuti, ok. E niente, pretendo di avere le cose più in fretta e più velocemente. Dopo, secondo me è sbagliato. Sono canali segnalati, lo consiglio, perché non deve neanche esistere gente che pretende di avere 200.000 iscritti senza far video. Non ha senso, perché iscritti bisogna meritarseli, bisogna volerli, dimostrare di quanto vale. Magari non sono un fenomeno a fare video. Magari ho già visto degli errori nel mio primo video su Minecraft Estremo. Comunque, rispetto al primo video già vedete che è già migliorata le cose, sono già migliorate, il video è già migliorato, vedete che migliorerò nel prossimo video di Minecraft Estremo o di FIFA, dipende cosa uscirà, forse oggi, forse domani. Questo video uscirà oggi chiaramente. Migliorerò l'audio, visto che era un po' troppo alto con la musica di Minecraft. Ho iniziato a limite lo schermo perché ho visto che ho lasciato i bordi, che si vede un'applicazione, mia applicazione del mio computer. E dopo vediamo. Dopo cosa dire ancora d'altro? La mia passione, diciamo, cosa uso io per giocare, diciamo. Per fare video userò il PC. Io c'ho il portatile, non c'ho Mac o altro, questo è un computer normale, non è assemblato, non è niente di chissà che. E
Gioco molto all'Xbox perché mi piace. C'ho Call of Duty, Advanced Warfare, FIFA, c'è poi di tutto, diciamo, vario come tipo di giochi. Però mi piacerebbe portare video da YouTube, da Xbox, però non so come fare. Mi piacerebbe portare anche video con degli amici su Minecraft, non Minecraft, da Xbox, che possa piacere. Solo che non so come fare. Se voi sapete come fare, come posso portare video dalla Xbox al PC per fare, mostrarvi registrazione, perché io so, guardato, però chi, si può fare solo video di 5 minuti. Non so, vabbè. Altro, prossimi giorni comunque usciranno sempre in Minecraft estremo. Non so quanti, magari dureranno 10 episodi, perché dureranno anche di più, non lo so. Darà sicuramente FIFA 15, anche se siamo quasi a FIFA 16, tra 2 mesi esce il secondo gioco, il FIFA 16. Però bisogna provarci e probabilmente farò solo video carriera, non ho scelto la squadra. O forse parte stagioni online, ma non stagioni foot, perché non ho voglia di spendere, non sono uno che spende chissà cosa. Allora preferisco portarvi normale. Dopo vedrò altri giochi, cosa portarvi, che giochi portarvi. Sicuro cercherò di variare i miei giochi sul mio canale. Cercherò di farvi divertirvi, di farmi divertirmi. E basta, credo che sia tutto. Chiedo solo un bel mi piace a questo video, un'iscrizione e consigli, commenti di cosa posso migliorare, cosa volete che faccia e cosa c'è che non va, cosa c'è che va, cosa mi consigliate, cosa ne pensate di YouTube Italia, che video vi porto, posso portare all'esterno. Dall'esterno, cosa volete dire di questo magnifico paese che è la Svizzera? Sicuro vi porterò magari questa settimana, magari il weekend, adesso non lo so. Vi porterò magari un video all'esterno, fatto col cellulare, non posso pretendere, non so ancora come fare a trasferire sul computer il video, per indirizzarlo, per metterlo su YouTube, non lo so. Ci proverò, perché se lo faccio per fare dettagli, perché non voglio fare un video lungo e vediamo come va. E niente ragazzi, qua è tutto, grazie di tutto, grazie per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto. Lo so, non ho parlato chissà cosa di YouTube Italia, però YouTube Italia, non pensate che sia facile fare iscritti, no? Pensate che non avete fretta di fare le cose, prendetevi il vostro tempo, fate con il piacere di fare giochi, divertirsi, mostrare cose che vi piace. Non arrendetevi alle prime difficoltà, non pensate che se dopo un mese non avete iscritti o avete pochi iscritti, magari vedete siete pochi iscritti, chiedete come mai avete. Cosa chiedere ai vostri iscritti, cosa migliorare, seguite i loro consigli e sicuramente potete crescere, non avete fretta di crescere, ma anche i grandi youtuber all'inizio non avevano nessuno iscritto, lo dovevo avere un po' di tempo, magari 3 anni, 3-4 anni fa era più facile se gli iscritti c'erano meno youtuber, però non avete fretta di fare iscritti, prendete come cercate collaborazioni con altri youtuber piccoli. Non grandi, andate sul canale YouTube, che ne so, di Stepney, e chiedete una collaborazione. Non ve la darà mai. Non penso che ve la darà mai. Comunque, fate forza, fate video. Io anche se ne avrò pochi, ne avrò nessuno. Cercherò sempre di portare video. Comunque cercherò di essere più presente, non come il primo video, tra il primo e il secondo, dove come detto ieri ho avuto problemi sul PC, non si riusciva a registrare, non riusciva a fare niente.
E allora, adesso finalmente PC è a posto, posso portare video. Ho scaricato un programma dove posso fare video. E che se vuoi ve lo mostro come registrare questo applicazione, come utilizzarlo. Io sto usando Camtasia Studio 8.4 mi sembra. Se volete faccio un video su questo, come utilizzarlo, cosa usare e altro. Forza e coraggio ragazzi, cercate di portare la vostra passione su YouTube. E niente, dai. Grazie a tutti ragazzi, se vi è piaciuto il video, volete consigli, volete darmi consigli, ditemi cosa migliorare. Scusate ragazzi, ma ho dimenticato di dirvi una cosa. Come vedete, adesso per intanto non ho ancora una presentazione, ma la metterò sicuramente nei prossimi giorni o uno dei prossimi video, non so quando, mi sto organizzando. Ho messo, ieri per esempio dopo il fatto Minecraft estremo, ho messo una foto del profilo, ho messo la scritta Saturno, perché pianeta Saturno non riuscivo a metterlo sopra, e spero che vi piaccia. Scrivetemi anche qua sotto cosa posso modificare la mia immagine, se vi piace l'immagine che ho messo al mio canale, cosa vi consigliate di cambiare dell'immagine e tutto, e cos'altro. Cosa vorreste di differente, se vi piace o non vi piace, se vuoi vi dico con cosa l'ho fatta questa immagine, non ho, faccio un piccolo video su come dove andare a fare. Adesso vi lascio la continuazione del video, grazie. Datemi consigli qua sotto nei commenti, bello like qua, il canale, iscrivetevi e solite collaborazioni, scrivete un messaggio qua sotto al mio video e niente, grazie a tutti. Alla prossima, ciao a tutti da Pianeta Saturno.